grazie di cuore a Roberto Saviano, per averci dato la gioia e l'onore di essere oggi qui con noi, e sono sicuro che questo sarà uno dei momenti memorabili della storia della nostra università. Per dare spazio a Saviano e agli studenti abbiamo ridotto al minimo tutte le procedure istituzionali di saluti eccetera. Quindi vorrei ringraziare il rettore, il professor Giovanni Latorre, che si è speso per la buona riuscita di questa iniziativa e che l'ha seguita passo passo. Grazie all'equipe delle relazioni esterne e delle comunicazioni dell'Università della Calabria, che ha lavorato sabato e domenica a ritmi serrati, e all'ufficio stampa della Feltrinelli, perché, come sapete, l'annuncio dell'arrivo di Saviano all'Università della Calabria non poteva essere fatto, per i motivi che tutti voi comprenderete, con largo anticipo. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare e abbiamo cercato di fare l'impossibile per rendere questo momento un momento importante. Grazie alle autorità civili e militari presenti oggi nell'Aula Magna, grazie ma vorrei innanzitutto tranquillizzare gli studenti che ci stanno ascoltando sia nel teatro sia nelle altre aule, sono accorsi tutti numerosi oggi, perché Saviano ha garantito che non si muove da quest'Aula Magna se non firma tutti i libri. Adesso vorrei pregare il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, il professor Raffaele Perrelli, di fare un breve saluto. Grazie. Salve. Soltanto il benvenuto, faccio gli onori di casa. Il Dipartimento di Studi Umanistici è stato coinvolto felicemente nell'organizzazione di questo evento, la cui responsabilità totalmente positiva riposa sulle spalle di Nuccio. Voglio dire, questo non è un convegno scientifico, avrebbe potuto anche esserlo, perché Saviano è uno scrittore su cui si è innestata una riflessione importante della critica letteraria italiana oggi. Insomma, Romano Luperini considera che abbia aperto una stagione del realismo in Italia. Non è un convegno scientifico, qui è soprattutto presente nella sua veste di testimone di una battaglia per la legalità e per la democrazia. Un dipartimento come il nostro, il Dipartimento di Studi Umanistici, in Calabria io ritengo che debba acquisire questo duplice significato, che la tutela della legalità, come mostrano l'icona di Falcone e Borsellino sulla tessera 2012 della CGIL, che la battaglia per la legalità è oggi una battaglia per la democrazia, è innanzitutto una battaglia per la democrazia, e che nel sud Italia e in Calabria un dipartimento che si occupa di letteratura, filosofia, storia e tante altre cose non può non fare, non può non ritenere la sua missione principale, oltre a quella di formare delle specifiche competenze, quella di sostenere una crescita nel territorio dei livelli di legalità e di democrazia. Per questo che sono particolarmente grato a Saviano della sua presenza qui, ed è di questa testimonianza che oggi lo ringrazio. Bene, io vorrei, siamo tutti qui per ascoltare Roberto Saviano, quindi vorrei brevemente dire qualche parola e poi passare subito la parola a lui. L'inno alla gioia con cui abbiamo voluto accogliere Roberto Saviano nella nostra Aula Magna non esprime solo i valori europei della libertà e della solidarietà, i valori della fraterna unione nella diversità, ma esprime soprattutto il sentimento reale
di gioia e di entusiasmo che tutti noi calabresi oggi proviamo per la sua presenza nell'Università della Calabria. Una gioia che assume un valore simbolico per diverse ragioni, non solo perché è la prima volta che Saviano presenta questo suo nuovo libro in una università, non solo perché è la prima volta che Saviano parla in Calabria, non solo perché Saviano ha scelto la nostra università per presentare un libro in cui le cosche calabresi occupano un ruolo di primo piano nello smercio europeo della cocaina, ma il valore simbolico più importante di questa gioia sta nell'incontro tra Saviano e i giovani calabresi, perché Saviano con la sua testimonianza ci dice che si può e si deve vivere nel sud senza lasciarsi inghiottire dall'inferno che ci circonda. Tornerò poi sulla nozione di inferno. E che lo slogan dei ragazzi di Locri, ammazzateci tutti, il famoso slogan, esprime la netta condanna dell'aberrante cultura mafiosa e un invito a resistere, a lottare assieme per costruire una Calabria migliore. Con 000 Roberto Saviano ha voluto aprirci gli occhi. Ci ha mostrato che la diffusione della cocaina è capillare e che nella vita di ognuno di noi, bellissimo l'incipit del libro, l'incontro con chi fa uso di cocaina è un'esperienza inevitabile. In maniera consapevole o inconsapevole, ognuno di noi ha a che fare con qualcuno che ha assunto o assume cocaina. Ma Saviano ci ha mostrato soprattutto che la valanga di denaro mosso dallo spaccio della cocaina è il motore che determina scelte economiche, politiche, scelte finanziarie e determina anche la violenza infinita che in ogni angolo del mondo, in ogni minuto, viene commessa da persone che non rassomigliano ad esseri umani, ma rassomigliano molto di più a bestie. Ebbene, un carico di cocaina intercettato nel porto di Gioia Tauro ha una storia che va ricostruita, ci insegna Saviano, perché dietro quella storia si nascondono passaggi illeciti, società, banche, perfino personaggi insospettabili. E quel denaro servirà poi ad aprire attività apparentemente legali dove vengono assunte tante persone che poi si trasformano in pacchi di voti da spostare durante le elezioni. Saviano cosa fa? Fa un lavoro straordinario. Seleziona le singole notizie di cronaca, le singole inchieste, i singoli processi che nell'oceano globale dei dati non hanno un significato preciso. Ma se queste singole tessere vengono invece incastrate nella maniera giusta, l'una dentro l'altra, ebbene, appare quell'immagine che nessuno di noi ha potuto vedere. Saviano ricostruisce questo puzzle della cocaina per noi, un puzzle dove anche quelle cose più note assumono un altro significato. Una delle critiche che Saviano ha avuto dicendo ma qui e lì dice cose che tutti sappiamo, ma certamente, perché il problema non è sapere quella cosa, ma è il contesto che Saviano ricostruisce, è il legame che quella cosa ha con un'altra cosa. Ed è lì che il suo lavoro di intelligenza viene fuori. Ma soprattutto ciò che Saviano ci ha fatto vedere è il ruolo che giocano le banche nel riciclaggio, il ruolo della corruzione che i narcotrafficanti possono mettere in moto corrompendo governi, politici, eserciti, organi di polizia, magistrature, il diffuso delirio di onnipotenza che in ogni angolo del mondo provoca solo ed esclusivamente morte. Ebbene, questa dimensione disumana di un mondo spietato che senza reticenze Saviano ci fa vedere, dove la violenza raggiunge abissi senza limiti,
dove nessuno si fida più di nessuno, neanche l'amico dell'amico, il fratello del fratello, dove il culto del denaro e del potere spingono a uccidere perfino le persone più care. Ebbene, nel libro di Saviano, la cocaina rivela il suo vero volto, che è il volto della morte. Dietro l'illusione della ricchezza e della potenza che la cocaina può apportare, Saviano dimostra che tutto ciò che viene toccato dalla cocaina o sfiorato dalla cocaina produce solo morte. Ma 000 non è solo questo. 000 è un libro dove l'arte di raccontare, esercitata da Saviano, sfugge al canone classico dei generi. Non è un romanzo, ma l'abilità nel maneggiare la narrazione, la lingua, lo stile evocano il romanzo. Non è un'inchiesta, ma la descrizione dei fenomeni, la presenza dei dati, la competenza nell'analizzare i vari avvenimenti evocano l'inchiesta. Non è una biografia, ma l'attenzione per le vite raccontate nel libro evoca la biografia. Non è un'autobiografia, ma le riflessioni sulla paura, sulla fuga, sulla violenza, diventano occasioni in cui la vita stessa di Saviano si riflette nelle altre vite che lui racconta nel suo libro. Come se il racconto diventasse per l'autore una terapia contro le sue stesse ossessioni. Ebbene, in queste 400 pagine di 000, come era già accaduto per Gomorra, che ha dato un successo mondiale a Saviano, la parola si fa vita e la vita si fa parola. Saviano vive la letteratura e la letteratura nello stesso tempo scrive la vita di Saviano, ne condiziona l'esistenza, ne segna il percorso, ne determina la traiettoria, ne favorisce gli esiti positivi e negativi, ne influenza ogni singolo minuto. Autore e opera diventano una sola cosa. 38.000 ore di vita sotto scorta non hanno bisogno di ulteriori commenti, parlano da soli. Ma il libro di Roberto Saviano mi offre anche oggi l'occasione per riflettere assieme a voi su una questione di vitale importanza che investe il ruolo stesso di noi professori, di noi educatori e di voi studenti che venite all'università. Perché Saviano ci fa vedere attraverso 000 la forza devastante del denaro. Con i soldi si può comprare tutto, perché ogni cosa da qualsiasi parte del mondo ha un prezzo. Si compra il successo, si comprano i governi, si comprano i parlamentari, si compra la giustizia, si comprano i destini degli esseri umani. Ma l'unica cosa, l'unica che con i soldi non si può comprare è la cultura, perché il sapere si pone di per sé come ostacolo al delirio d'onnipotenza del denaro. Se tutto ha un prezzo, il prezzo da pagare per conoscere è di ben altra natura. Io posso emettere un assegno in bianco, ma nella mia testa nessuno mi potrà trasferire la cultura se io non faccio uno sforzo personale, se io non mi sacrifico, se io non credo nelle cose che studio e leggo, se non trasformo quelle cose in vita, se non le trasformo in convinzioni personali. Ebbene, nessuno potrà compiere al nostro posto quel faticoso sforzo che ci permette di conoscere. Ecco perché le scuole, le università, la cultura diventano l'unica forma di resistenza al dilagare della forza corruttrice del denaro, che non è solo un problema di un singolo paese o di una singola regione, ma che è diventato sempre più un problema planetario. E qui voglio chiudere con una citazione molto conosciuta, una citazione che io leggo spesso ai miei studenti, ma che voglio ripetere oggi qui perché è il luogo migliore per farlo. Una citazione che ha a che fare con l'inferno, perché Gomorra e la cocaina 000 evocano continuamente l'inferno che ci sta intorno. Ebbene, c'è un passaggio bellissimo di un grande romanzo,
è un romanzo di Italo Calvino, Le città invisibili, dove Kublai Khan parla col grande viaggiatore Marco Polo. Kublai Khan non conosce i territori sterminati che il suo esercito ha conquistato. Marco Polo, il grande viaggiatore, visita quelle città, ritorna da Kublai Khan e racconta ciò che ha visto. E a un certo punto Marco Polo parla dell'inferno. Vi leggo questo passaggio di Calvino. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo noi stessi, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Io penso che grazie a Roberto Saviano, grazie al suo coraggio e grazie a tutti coloro che nel silenzio e nell'anonimato della loro vita personale, nei piccoli gesti quotidiani, sanno indicarci ciò che nell'inferno non è inferno, per farlo sopravvivere e per darci forza. Grazie. Bene, adesso, per espresso desiderio anche di Roberto Saviano, che voleva dialogare con gli studenti dell'Università della Calabria, abbiamo predisposto, abbiamo chiesto a degli studenti che hanno ricevuto il libro di fare delle domande a Roberto Saviano. Sono tre studenti. Chiederei a Maria Carmen Calvi di venire qui e porre la prima domanda. Buonasera. Io avrei voluto chiedere molte cose che scaturiscono dalla lettura del suo libro, però riconosco che oggi il tempo è particolarmente tiranno e per questo preferisco leggere la mia riflessione in modo da essere più sintetica e precisa possibile. Mi ha colpito molto la sua rappresentazione dell'Andrangheta come un albero mitologico, dall'odore di muschio e terra ormai ramificato in tutto il mondo. Questa immagine simbolica mi ha fatto pensare alla realtà in cui vivo, la Locride, e più precisamente Gioiosa Ionica. Ho pensato a quei giovani che esaltano l'Andrangheta mediante parole e gestualità, facendone una sorta di mito attuale. E nella mia realtà, che molti giovani imparano a memoria le battute di Totò Riina nel Capo dei Capi. È qui che tra le bancarelle delle feste paesane risuonano i canti dell'onore. È qui che le suonerie dei cellulari riproducono la colonna sonora del Padrino, ed è qui che molti si recano a polsi per respirare quell'aria montana di onnipotenza evocata quasi come un film da giornali e inchieste. È proprio nella mia realtà che molti giovani spacciano per entrare nelle grazie del loro paesano ed essere finalmente qualcuno. Vivo in un paese bello e ricco di risorse, ma in cui si è detto che se tutta la droga presente in esso venisse gettata nei fiumi, l'acqua si colorerebbe di bianco fino alla foce del mare. Eppure, nonostante l'evidenza, le prove, gli arresti, molti continuano ad essere affascinati dall'Andrangheta, mitizzandola e osannandola. Cosa possiamo fare noi giovani che la pensiamo diversamente? E soprattutto, pensa che il suo libro possa aiutarci nella decostruzione di questo mito? Grazie. Chiedo allo studente Gaetano Sant'Andrea di venire qui per porre la sua domanda. Bene.
viviamo in una realtà dove anche il mondo più... No, posso non questo funziona questo di più? Sì. In questo momento viviamo in una realtà purtroppo dove anche l'urlo più puro non ha ascoltato, risultato. È anche per questo che la presenza di Roberto Saviano dà forza alla mia domanda e schiarisce la mia voce, come potete vedere è increspata da un'evidente emozione. Un'emozione che non posso vincere, e per questo è che, come ha fatto la mia compagna, quella che la ragazza che ha tenuto precedentemente, mi rifugio anch'io nel mio bel foglietto, come potete vedere, anche lui è molto emozionato. Di queste 400 pagine che hanno questo grande potere, non ti raccontano solo una storia, ma ti penetrano dentro la vita di ragazzi che hanno smesso di sperare, la vita di persone per cui l'esistenza non è più una promessa da sfogliare e da accarezzare giorno per giorno, ma diventa sempre più una minaccia dalla quale scappare, rifugiandosi presto nelle maglie di quelle della droga, di quell'infernale campo a gioco che Saviano ha avuto la forza, il coraggio di percorrere. Ecco, in questo contesto dove la vita non è più una promessa, ma una minaccia, voglio chiedere a Roberto, mi permetto di chiamarlo così, perché nella sofferenza si finisce qua, se la sofferenza ti appartiene, come ci appartiene tutti noi, non pensate che quello che ci ha raccontato sia una favola, ci appartiene, si diventa tutti più amici, quindi bene darsi del tutto. In che modo la sua proposta di liberare? Per vincere la sopraffazione, la violenza, i soprusi della vita, dell'esistenza, i soprusi invisibili dell'esistenza, bisogna cominciare a darle del tuo, come ha fatto Saviano. Vado alla domanda senza dar modo all'emozione di andarsene. Per conto suo, volevo chiedere in che modo la sua proposta di liberalizzare le droghe, che ha fatto molto parlare recentemente, pensa possa far crollare questo ignobile mercato di morte. Domanda dello studente Francesco Rolli. Dunque, io cito da Roberto Saviano 000. Umunu de clica cridanu, de buticam pa, cura giustizia, con le leggi uguali per tutti, con una buona fatica, la dignità, le strade pulite. Le femmine uguali agli uomini, è solo un mondo di finocchi che credono di poter prendere in giro se stessi e anche chi gli gira attorno. Le cazzate sul mondo migliore lasciamole agli idioti. Chi comanda lo fa e basta, oppure può dire che invece comanda per il bene, per la giustizia, per la libertà, ma queste sono cose da femmine, lasciamole ai ricchi, agli idioti, più oltre. Rispettare chi vi serve e disprezzare chi non vi serve. Oppure, le leggi sono per i codardi, le regole
sono per gli uomini. Da questi pochi passi si evince chiaramente una dicotomia, una profonda separazione, una profonda distinzione tra ciò che è uomo, ciò che non è uomo, tra chi è codardo, chi è idiota, stupido, tra chi serve e chi non serve. Tutto questo conduce a una profonda svalutazione, a una pseudospeciazione di alcune forme di vita. Tutto questo è inaccettabile. Nella fattispecie i giusti, i buoni, c'è una morale rovesciata, assolutamente. La domanda è proprio questa, oltre alla militarizzazione, quindi le armi che vengono date anche ai bambini, ai giovani, agli adolescenti, cosa si può fare per ignorare l'omertà, la connivenza, combattere l'elemento mafioso? Bene, adesso finalmente la parola solo e soltanto a Roberto Ferrari. Allora, cerco anche io di trovare il coraggio, perché quando ho ricevuto questo invito dentro di me si sono mosse diverse emozioni. E da un lato io non sono tanto abituato a parlare in pubblico, mi spiego meglio, la televisione è rassicurante perché tu sei in uno studio piccolo con poche persone, anche se sembra molto grande, arrivi a milioni e milioni di persone ma ne guardi poche. E quindi da un lato avevo anche una disabitudine a incontrare tante persone, a incontrare tanti miei coetanei, e anche questo mi metteva una sorta di ansia. A farlo per la prima volta in Università del Sud, io sono stato invitato in moltissime università del Nord negli anni passati, ho insegnato all'estero, ma non mi era mai capitato a Sud, neanche nel posto dove mi ero laureato, a Napoli, e di tornare e di poter parlare, raccontare, soprattutto condividere. E allora capita che mi viene proposta la possibilità di venire in Calabria, cosa che volevo fare da molto tempo, perché in Calabria ci ero venuto ad ascoltare storie, ero stato in Aspromonte, ero stato accolto da i carabinieri di questo territorio, mi avevano raccontato un paese in modo complesso, non facile. Non avevano tirato una riga e messo da una parte i buoni e i cattivi. E tutto questo ho cercato anche di metterlo nelle storie che ho scelto di raccontare nel libro. Ma la cosa interessante è che mi arriva l'invito dal professore Lucio Ordine, che io avevo, lui non se lo ricordava più, avevo scritto quando avevo 20-21 anni. Avevo scritto perché, appassionato di Giordano Bruno, sin in Bidollo, lo sentivo una sorta di filosofo fratello, di combattente al mio fianco, come succede spesso agli appassionati di filosofia nel sud Italia, in Campania, lui che si firmava il Nolano, la sua filosofia che definiva Nolana filosofia, di trovare un alleato. E allora di un giorno gli avevo scritto un biglietto, gli dicevo che non mi avevano fatto laureare su Giordano Bruno nella mia facoltà, perché non c'era una tradizione di studi bruniani, e quindi gli chiedevo consigli, e lui mi dice di non desistere, di provare ad accedere a una borsa, mi segnala un percorso da fare. E quindi quando mi è arrivato anni dopo, nella mia seconda vita, questo invito, immediatamente è come se fossi tornato ad accedere a quella comunità di studiosi di Bruno, quindi che è qualcosa in più che semplicemente accademici, ma ricercatori di strade, in qualche modo, topografi dell'anima. E quindi mi ha fatto piacere poter subito dire sì. E mi ha fatto piacere, mi fa in questo momento piacere e emozione poter condividere con persone della mia età, studenti, persone che dedicano il proprio tempo ad approfondire, a migliorarsi, a conoscere, a capire. E quindi grazie davvero, perché per me è un regalo quello che sta avvenendo in queste ore.
arrivo subito a rispondere alle domande che mi sono state poste, domande che aprono degli scenari immensi. Maria Carmen ha descritto come le organizzazioni creino il mito di se stesse, e come i ragazzi cerchino in qualche modo di imitare le gesta, riprodurre suoni, espressioni, sguardi. E si vede che è una domanda che mi è stata fatta da una ragazza calabrese, perché è una domanda precisa, di chi conosce queste dinamiche, di chi ci vive attraverso, di chi magari cerca di chiudere gli occhi e non vedere, ma non è un gesto codardo. Spesso chiudere gli occhi significa sopravvivere o guardare in alto. Io stesso, che sono cresciuto in un territorio dove il 40% della popolazione, nell'Agro Avezzano, era stato coinvolta in reati riguardanti l'associazione mafiosa, e spesso chiudevo gli occhi, guardavo altrove per cercare risorse, non semplicemente per omertà. Dicevo che è una domanda precisa, perché altrove o un osservatore esterno potrebbe dire: tutto questo loro atteggiarsi è spontaneo. Un osservatore potrebbe arrivare qui e dire: si atteggiano, hanno un modo di fare mafioso, hanno sguardi mafiosi, hanno una terminologia mafiosa. Invece lei dice qualcosa di diverso: imitano, si atteggiano, cercano di riprodurre, perché è proprio così, ed è la cosa più difficile da mostrare. Cioè, le dichiarazioni, le posture, gli sguardi sono costruite. Pensate che nelle intercettazioni, che sono incredibili, sono un vero e proprio dialogato per chi fa il mio mestiere, no? Sono studiate, cioè loro stessi pensano, cioè per esempio un'intercettazione di un'inchiesta che si chiama Crimine, che riguarda la Lombardia, e c'era questo personaggio che cerca di raccontare a un altro il perché un affiliato non era stato invitato a un matrimonio. Questo affiliato, preoccupatissimo di questo non invito, sente che è una sorta di condanna a morte. Questo personaggio, che si chiama Novella, stava tentando di fare quella che è una delle più grandi rivoluzioni della storia criminale occidentale, e cioè costruire un'organizzazione criminale in Lombardia autonoma, cioè lontana dalla Calabria, lontana dalla Campania, lontana dalla Puglia, ma strutturata soprattutto a maggioranza andranghetista, ma non solo, strutturata a chiamarla proprio la Lombardia e renderla autonoma. Cosa praticamente impossibile, ma lui ci prova. E qui nella telefonata usa questa espressione, una persona che sta descrivendo il suo modo d'agire, e dice: se il compare Zappizzo ha seminato spine, non può andare scalzo. Che è un detto? E che viene pronunciato, lui l'ha pensato, lo pronuncia in maniera scenica, si ferma, quindi è scena. Se magari lo ascoltasse un tedesco, potrebbe pensare che invece è tutto così, naturale, distinto. È esattamente il contrario, è scena. Proprio perché è scena, i film Padrino, Scarface, Soprano e mille altri iniziano a diventare dei modelli. Attenzione, io non credo che un film peggiori la vita, assolutamente. Anche un film è un buon film o un cattivo film. Quindi un film che ha esagerato su alcune cose, che ha storpiato altre, questo deve essere giudizio, ma non che moralmente ha fatto sì che si innescasse il crimine. Detto ciò, questi film diventano modelli che vanno ad aiutare l'affiliato, l'organizzazione, a trovare degli strumenti, una grammatica di comunicazione più immediata. Pensate che il termine padrino non era affatto usato dalle mafie italiane. Il termine usato dalle mafie italiane era compare. Il compare di battesimo, il compare d'anello, il compare di Cristo, non padrino. Il padrino è un termine utilizzato in America, che utilizza Mario Puzo, di origine campana, e che da allora poi viene preso dalle mafie. Quindi, uguale Scarface, che tra l'altro è la storia di un boss cubano, ispirato a Scarface, insomma, negli anni 20, che era a sua volta ispirato alla vita di Al Capone. Al Capone, il primo Scarface, lo osservò, ne corresse gli errori, era presente sulle scene del film. Ebbene, è diventato comunque un modello, un modo di agire, un modo soprattutto di comunicare. Loro hanno, con loro intendo i poteri
delle organizzazioni. Pochissimo tempo di esposizione, cioè il momento dell'arresto, qualche momento in tribunale. Quindi nei momenti in cui si espongono devono trovare una grammatica che tutti capiscono. E la grammatica che tutti capiscono non è più l'unghia lunga del mignolo, che non è nel mio paese, ma immagino anche qui ancora qualcuno porti, che ricordate, farsi crescere l'unghia lunga del mignolo significava comunicare di non fare lavori manuali, ma di fare lavoro di concetto. Ma oggi, o le nuove generazioni, almeno tre generazioni, non considerano più una cosa del genere, un messaggio del genere comprensibile. E allora il messaggio diventa, per esempio, vestirsi come Michael Corleone, trovare un modo quasi ieratico di parlare, trovare delle espressioni che i giornalisti utilizzeranno per descrivere quella persona. Quindi si costruiscono un mito. E Maria Carmen dice, nel mio paese imitano, nel mio territorio imitano, ripetono a memoria le frasi di Rina, si ascoltano i canti d'onore, si va a vedere la processione di polsi con spirito curioso, perché si sa che è una processione cara a moltissimi fedeli, ma anche ad alcuni indraghetisti. Ebbene, la mia risposta forse è drammatica, ma il mito c'è. L'unico modo che si ha per affrontarlo è smontarlo, non negarlo. Perché c'è il mito? Perché tutto ciò che ha a che fare con le domande finali della vita, quindi vita e morte, uccidere, sopravvivere, questo genera una curiosità. I canti d'onore di 'Ndrangheta sono stati al terzo posto della classifica dei dischi più venduti in Germania. E non erano comprati da italiani, anzi, la comunità italiana in Germania, che per la parte maggiore è sanissima, e che è stato il vero baluardo contro l'infiltrazione delle organizzazioni in tutti gli anni 80 e 90, erano la comunità sana italiana, la comunità sana albanese, la comunità sana russa, che hanno impedito negli anni 80 e 90 che le organizzazioni si riversassero in una Germania che non aveva, come oggi, una giurisprudenza antimafia vera. Ebbene, quindi quella comunità ha rifiutato questo tipo di musica, per esempio. Mentre invece l'altra parte, che l'ha sentita con curiosità, pensate, io una volta ero ad Amburgo, presento, credo che si muore, mi si avvicina una ragazza, stringendomi la mano, e mi dice: hai proprio una faccia mafiosa? Come un complimento, come sei figo, no? E quando io ho detto, ma mi dispiace, allora lei ci è rimasta, come a dire, dove ho sbagliato, ma lei non voleva insultare. Mi è capitato in America, no, di ascoltare alcuni attori quando mi presentavo come italiano, Gomorra, I love you mafia, no? Dicevo, ma perché il problema non è percepito, lo vedono come una sorta di subcultura fascinosa perché si uccide, fascinosa perché ti giochi il tutto per tutto, perché ti impomati i capelli, perché è una sorta di eleganza. L'eros che genera per esempio il mondo mafioso, chi viene da queste terre sa che è una balla senza fine, non c'è nulla di meno affascinante, meno erotico della vita di un affiliato. Ma nel mondo, per esempio, del nord Europa, non per cattiveria, ma anche nel mondo anglosassone, viene visto con uno sguardo di interesse. Ma davvero? Cioè, la maggior parte di domande che mi fanno, per esempio, i giornalisti scandinavi o anche più smaliziati anglosassoni, verte sempre su questo. Ma come sono questi uomini che decidono di morire? Come sono questi uomini che ammazzano? Con quella curiosità morbosa di chi dice: i nostri uomini ormai non giocano più, non mettono in gioco più la loro vita, non stanno lì a voler ottenere a tutti i costi un obiettivo. Ecco, allora lì capisco che l'organizzazione è riuscita a costruire il suo mito e che questo mito va decostruito raccontando. E qui cerco di dare la risposta finale a Maria Carmen, cioè raccontando che cosa è l'inferno del vivere questa vita. Innanzitutto è una vita assolutamente limitata, non ti godi nulla, non entri nei ristoranti in cui investi, non vedrai gli alberghi di tua proprietà, non cresci i figli, non ti fidi di nessuno. La parte finale che è stata letta nel libro da Francesco, iniziale volevo dire, è proprio il racconto di come vive un boss. Pasquale Condello, ha detto il Supremo, è uno di quelli che addestrava così la sua famiglia. Chi ti tradisce? Chi ti è più vicino?
Chi ti vuole più male? Da uomo, i tuoi figli. Quelli sono quelli che sanno più cose di te e quindi ti faranno più male. Gli altri sono più lontani, tu già hai preso misura. Tuo figlio dice che lo trascuri, però gli hai dato abbastanza soldi. Tua moglie ti molla, non l'hai pagata abbastanza, non l'hai fatta vivere bene. È tutto così. E guardate che, ascoltando queste parole, e uno dentro di sé inizia a sentire degli echi. Quante volte ho ragionato così? Quante volte ho sentito ragionare così? Quante volte ho creduto che la vita fosse così? E loro lo sanno. Ecco perché l'immenso fastidio, che se ci fosse un tranquillista qui proverebbe, non è che io sto qui a svelare chissà cosa, ma figuriamoci. L'immenso fastidio è che lui sente una falsità. Cioè dice, carissimo, ma così è il mondo, non noi. Tu sei un falso, che per diventare famoso, per prendere un po' di soldi, stai cercando di dire che questo è il male. Questo non è il male, questo è il mondo, il modo di stare. Il modo di stare. E se tu poi te la vuoi prendere con chi ammazziamo, beh, ma noi ammazziamo soprattutto chi è della nostra struttura. L'innocente che ammazziamo è quasi mai innocente, questo è un argomento che spesso mi viene posto dalle organizzazioni, ai processi, quello che mi viene detto. Poi dice, bugiardo, falso, tu stai raccontando quello che è il mondo di vivere e lo sta circoscrivendo a quella cosa che tu chiami indrangheta, che noi chiamiamo invece struttura, società, modo di fare business, di tenere organizzato un territorio. E quando tu senti questo, capisci che tutto questo, tutte queste storie ti riguardano, sono tue, e guai a pensare che sia un mondo a parte, perché è esattamente quello che loro vogliono. L'espressione di cosa nostra, che definisce se stessa tale cosa nostra, nasce proprio da questo continuo e ripetuto modo di descrivere. Ma questa è cosa nostra. Queste cose riguardano noi, non voi. Questa è cosa nostra. Ecco perché si è arrivato poi a questo termine. Cioè sono fatti che riguardano noi, che noi otteniamo attraverso il nostro modo di agire, il nostro profitto, perché è il business che pretende queste regole. Il mito è una sorta di ufficio stampa dell'organizzazione. Pensate che un mafioso pensi che creda di non entrare in galera o di sopravvivere? Assolutamente. Quando tu vieni battezzato, quando tu diventi in contrasto onorato, in primo livello, poi scarrista, 18, camorrista, insomma la società minore, non è di indrangheta. Già solo la società minore, quindi non parlo di Santa e di altre strutture più grosse all'interno dell'organizzazione, ma sanno esattamente che vanno in galera a morire. E che questa cosa, quando tu c'entri magari a 25, 24, 18, ti senti figo, ti senti uno forte, ti senti migliore, ti senti anche più bello. Io per esempio ricordo, durante la faida di Scampia, decine e decine di morti in quei giorni, in quelle settimane, più morti a Scampia, sul titolo del Guardian, che in Iraq. I ragazzini iniziavano a essere affiliati perché c'era bisogno di pali, c'era bisogno di nuovo di strutture militari che erano state decimate dalle persone che o scappavano o venivano uccisi e arrestati. Per esempio iniziarono a affiliare un sacco di ragazzi grossi, chiattoncelle, no? E d'improvviso, dopo l'affiliazione, i ragazzini li guardavano. E loro erano felici di questo, ma mica gli 300 euro a settimana che gli passavano. Erano felici che gli occhi delle ragazze e dei loro amici li guardavano non più perché magari avevano tre rotoli piuttosto che non erano vestiti bene, non avevano il fisico. Al contrario, ogni difetto era scomparso perché erano diventati affiliati. Questa cosa, dentro un affiliato anche di strutture, compresso come una grande, è ben presente. Cioè, io so che vado a morire, io so che mi arresteranno, ed è un pensiero che la parte della società civile distante queste logiche pensa, ma com'è possibile? Io credevo che tu lo facessi per campare alla grande. Bugia. L'idea è, qui è terribile, se tu vuoi potere lo devi pagare. Tu vuoi potere? Galera. Tu vuoi potere? Morte. Se tutto questo non lo vuoi, sei un codardo, sei come tutti gli altri, non sarai davvero un uomo d'onore. Con onore loro intendono questo, ed è, non è un caso che loro si sentono capaci di condizionare la nostra politica, la politica democratica, proprio in nome del fatto che vanno in galera.
Ed è ingenuo credere, molti lo fanno, che gli arresti siano un limite, che gli arresti significa che loro sono deboli e i politici forti. Non è vero. Proprio perché loro vanno in galera a tutelare i segreti, proprio perché vanno in galera a pagare un'attività che hanno fatto, proprio quel loro andare in galera salva la parte politica ed economica legale del paese che si è appoggiata a loro. Perché loro non possono, avendo agito militarmente ed economicamente, estratto il denaro criminale messo sul piano legale, avendo estratto il consenso politico, loro devono pagare. E proprio perché pagano hanno in mano i destini della politica. Perché una loro parola genererebbe il disastro. E quindi è esattamente il contrario di come sembra. Uno pensa stando in galera, è andato in galera, si vede che quel politico è molto più forte perché non c'è nato. E spesso, non sempre, ma spesso è il contrario. E quindi il mito che loro creano serve a giustificare questa vita infame, fatta di bunker. Avete visto tutti gli ultimi capi dove sono stati trovati? Tutti delle schifezze di pozzi, di bunker, che in Aspromonte sono esperti nel costruire, anche nella Versano, vivono per anni. Prima ho citato Condello, Condello stava perdendo l'occhio sinistro perché l'umidità del suo bunker gli aveva divorato letteralmente un occhio e non riusciva a farsi curare perché non si fidava di far portare un medico nel bunker né lui di uscire. Si riempiono di psicofarmaci le loro mogli. Infatti molte indagini dei GIC, per esempio dei rossi dei carabinieri, si basano sulla quantità di psicofarmaci che vengono chiesti di più alle farmacie in certi posti, perché sanno che si riempiono, e vivono in questi posti assurdi. Quando se la sono goduta la vita? In Lamborghini, escort, pochissimo, qualche anno in cui questo mostrarsi serviva a dire ai propri uomini che stava vincendo. C'è stato un momento in cui Ben Hur, Menzano, sei andato da Schiavone, insomma hanno vissuto un momento di Ferrari, di Villa, insomma la classica pacchianeria da ricco, ma per pochissimo tempo. State coscienti tra l'altro, eh? E chi non è cosciente e chi esagera sa benissimo che sta in quel momento finendo. La struttura tra l'altro andranghetista, su questo è ancora più attenta. Quando c'era da scegliere l'erede del tiradritto, c'era un nipote prescelto, il quale fu immediatamente allontanato perché aveva fatto tre cose che non andavano secondo le gerarchie e l'organizzazione. La prima, aveva vestito spesso con i pantaloncini corti, forse Maurizio, guidava con il gomito fuori dal finestrino, cambiava spesso fidanzata ed era un uomo, parlava molto, cioè gli piaceva tenere banco la sera, farsi vedere, vestire sgargiante, e quindi in automatico diventa inaffidabile, perché aveva le caratteristiche di uno che se gli mette in mano milioni e milioni di euro e un esercito, magari fa guai. E allora l'hanno tolto, pensando a questi dettagli. Allo stesso tempo, e la stessa organizzazione, lo stesso ceppo, che ha detto Marabito, che quando il nipote, che tutti conoscerete, non scuri, il calciatore, gli chiedono della sua famiglia, lui risponde che è fiero di essere, insomma, di famiglia aspromontina, che è fiero di essere della famiglia dove viene e non prendere distanze da suo nonno. E tu immagineresti il contrario, cioè dici, voi che siete così attenti alla mediaticità, fategli prendere le distanze, così nessuno gli va più a scocciare, a dire ma tu sei il nipote del tiradritto, tu sei... E invece lì no. Lì sa benissimo che nel momento in cui dice sono orgoglioso, sta rivendicando una continuità tra sé e la 'Ndrangheta, ma sa che se non l'avesse fatto, a perdere sarebbe stata la sua famiglia. Quindi lui risponde in questo modo, per una logica interna all'organizzazione, non esterna. Cioè io devo dire che sono fiero, perché così tutti gli altri sanno che noi siamo ancora ai vertici, che mio nonno è in galera, ma noi sappiamo difenderci e non abbiamo paura. E che la stessa logica, questa banale, di un calciatore che dichiara che la continuità
continuità di sangue, senza dire mio nonno ha sbagliato, frasi di questo tipo, che era quello che la stampa si voleva sentir dire, no, non è colpa sua, sempre che non faccia reati, ma come dire, se non fa reati, non è colpa sua, insomma, non l'origine, ma lui non ha preso, anzi, non ha preso le distanze. Ma la stessa logica che è stata quella della strage di Duisburg. Le organizzazioni sapevano benissimo che ammazzando avrebbero innescato un'attenzione gigantesca, ma era più forte l'ordine interno, più forte dominare e mandare un messaggio alle sintassi interne dell'organizzazione, che hanno superato quelle mediatiche, che hanno superato quelle, appunto, che loro rispettano sempre tutte le organizzazioni, cioè quello di cercare di essere prudenti. A Napoli, per esempio, non lo fanno quando le organizzazioni, sempre per motivi legati alla coca, devono spartirsi un mercato immenso, immenso, che non può che sfociare in conflitto militare. Cioè lì la scelta è: ci teniamo sott'acqua come sempre e quindi ci facciamo battere, oppure facciamo morti, quindi arriveranno arresti, quindi arriveranno ergastoli, quindi arriveranno telecamere, però almeno proviamo a vincere. Anche questo, vedete com'è una logica inaspettata. Cioè loro ragionano come ragiona un politico, come ragiona un imprenditore, con lo strumento di comunicazione, il media, quasi come un'ossessione. I messicani, pensate che fanno lo stesso, da Monterrey, un amico insomma, che si occupa di cose come faccio io, di narcotraffico come faccio io, mi ha detto: guarda, sai che stanno ammazzando i Zetas, che è un cartello che sempre di più si sta alleando alle organizzazioni calabresi, a Spermontine, i Zetas ammazzano tra le 7, ultimamente lui mi ha detto, ammazzano tra le 7 e le 8 per essere prima notizia al telegiornale. Mentre quando ammazzavano di mattina e pomeriggio sanno che poi o altre morti o altre notizie arrivano prima. Pensate, l'utilizzo di YouTube, qui potrei andare avanti all'infinito. Non so se io riesco a decostruire con questo libro o quello che faccio, ma ci provo. Ci provo mostrando le contraddizioni, mostrando l'inferno, mostrando la possibilità di soluzione, l'educazione alla felicità. Il talento delle generazioni, e anche per questo felici di essere qui, delle generazioni meridionali. Non so se ci avete fatto caso nella vostra vita, nella mia sì. E a cosa? A questo. Ovvero, i nostri coetanei, d'improvviso la crisi li ha presi come uno tsunami, sommersi. Ma noi, da sempre, viviamo una situazione di totale precarietà, assenza di lavoro, cioè, da sempre così. Non siamo nati in una struttura, in una situazione garantita e d'improvviso spariscono le risorse. Questo cosa ha generato? Che la capacità di generazione dei ragazzi meridionali di trovare altre strade. Con altre strade cosa intendo? La forza che ha il talento di costruire, di non dare per scontato che se qualcosa ti è stata impedita allora non si può fare, siccome non c'è la possibilità di allora è finita lì, no, di trovare mille altre strade. L'immigrazione è stata una di queste, ma non l'unica, per fortuna. E quindi, per quanto mi riguarda, se dovessi trovare una sintesi, come si contrasta, come si decostruisce, la decostruzione è educare alla felicità. Pensare che sia possibile educare ad una vita felice. Le organizzazioni pensano che non sia possibile, cioè che campare significa fregare, essere fregati, che se qualcosa vuoi te la devi andare a prendere, che chiunque ti vuole fregare, non solo, ma l'organizzazione, la cultura mafiosa, che è molto di più che la cultura degli uomini d'onore, ma è la cultura di interi paesi, di intere fette di azienda, che non riguardano il sud, parte da un presupposto preciso: tutti fanno schifo, tutti siamo comparabili, chi dietro quello, ma se vuoi ti racconto. Ma chi quello? Ma sai il padre? Ma quell'altro? Si parla, ma intanto tutto così. Ecco perché io temo tantissimo quando si smette di valutare volta per volta, azione per azione, siete tutta una schifezza. Il direttore, il presidente, diventa tutta una schifezza, perché la selezione dei migliori non esiste e quindi stare ai vertici significa essere compromessi. Obama ha vinto la sua prima elezione, qui è arrivato proprio questo messaggio, ma quando sono stato in America mi è molto stupito, con un concetto semplice: vogliamo che i migliori arrivino primi, perché il messaggio era in genere il migliore arriva ultimo.
Noi vogliamo costruire un paese dove milioni di problemi. Oggi, in un clima di sfiducia totale, dove chiunque abbia un ruolo di responsabilità o anche di visibilità, visto con diffidenza, chissà che hai fatto per stare là, chissà quanto ti sei venduto. Questa cosa è terribile perché mi fa pensare a un immenso calabrese che mi ha insegnato tutto, Corrado Alvaro, che a un certo punto dice che la vera disperazione di un paese, ricorderete, nasce quando si pensa che vivere onestamente sia inutile. E lì l'inizio della disperazione. E Alvaro lo sapeva bene. E si inizia a pensare questo, che vivere onestamente sia inutile, quando si pensa che tutto sia uguale, che nulla cambia e che è tutta una grande schifezza. In un contesto del genere le organizzazioni vincono. Perché a quel punto, qual è il loro meccanismo? Ma tanto lo fanno tutti, tanto tutto è comprabile. E se ci accusate siete solo degli ipocriti, perché tanto voi, quello che io ho ottenuto, lo volevate per voi. E quel discorso iniziale mi ha messo paura, è un discorso che mi ha mostrato una mia fonte americana, chiedendomi, no? Dicendo, ma secondo te è reale, non è reale, può essere, sembrava la critica della ragion pura mafiosa. È incredibile. Ecco perché raccontare, mostrare e soprattutto pensare che si possa raggiungere una qualche felicità, questo già diventa un modo per fargli fare un passo indietro. Gaetano mi dice in che modo la liberalizzazione delle droghe, che è stata una mia proposta nel libro, una mia riflessione in realtà, perché so bene che è un tema complicato, non è facile risolvere, possa frenare l'organizzazione criminale. Allora, la cosa è semplice. Questa regione è diventata, così raccontata, purtroppo l'aspetto di ombra, e quando ci sono ombre così grandi la luce soffre, terribilmente, purtroppo. Perché? Perché l'organizzazione criminale di questo luogo ha messo insieme il massimo grado della arretratezza culturale, quindi il rito di polsi, la struttura aristocratica dell'andrangheta, quindi solo sangue in sangue, le regole medievali, assieme al massimo grado di sviluppo economico-finanziario. Per capire, in questa terra, siccome le organizzazioni trattano la coca, è come se ci fosse il petrolio. Il petrolio. Se domani si legalizzassero le droghe, il petrolio finisce per le organizzazioni. Mi rendo conto che il problema morale è immenso, quindi condivido anche chi dice non può essere, sul piano morale è ingiusto, condivido, ma sento di dirmi anche se sul piano morale è ingiusto, l'unica strada che io vedo è togliergli il mercato clandestino, toglierlo. Infatti tutte le mafie sono antiproibizioniste, sono proibizioniste, vuol dire. Le mafie sono proibizioniste, fortemente proibizioniste, quindi gli toglie l'organizzazione, gli toglie l'organizzazione del loro flusso economico. Io provo a raccontarlo nella storia di Kiki, che è un poliziotto che si infiltra nei cartelli messicani, poi purtroppo viene beccato e la sua fine sarà terribile. Lui a un certo punto della sua vita viene a sapere che esiste il bufalo, lui pensa sia una persona. Lui era un infiltrato, i narcotrafficanti credevano fosse un bravo narcos che faceva passare i camion in America. Quando gli dicono vieni a vedere il bufalo, lui è convinto di incontrare un boss, e invece è un'immensa piantagione di marijuana, che apriva ettaro in ettaro a seconda delle università occupate. Cioè, si occupava Parigi, allora aprivano un altro ettaro. Si occupava perché? Perché le università occupate, tanti spinelli, e loro spedivano. E lì, in un attimo, vedi, cavolo, quanto la logica proibizionista favorisca l'organizzazione. Pensate, io uso sempre questo dato, lo dico spesso, lo ripeterò anche qui. Provate a investire 1000 euro in un'azione Apple, avrete dopo il momento massimo di sviluppo della Apple, quindi quando ha prodotto il mini pad, dopo un anno avrete intorno ai 1600 euro, che è già un incremento incredibile in borsa. 1000-1600 dopo un anno non c'è pari, perciò bisogna scegliere un titolo informatico. Investite 1000 euro in cocaina, dopo un anno 182.000 euro. È incredibile. Non esiste niente al mondo, niente su cui guadagnare di più. Niente, neanche l'oro, neanche i diamanti.
forse il petrolio, ma ho citato tutte cose che è complicato raggiungere. Mentre la coca, hai la piantagione, è uno strumento facilmente trasportabile, è uno strumento facilmente, come dire, commerciabile. Non esiste reso, nella storia del contrasto delle organizzazioni criminali, non è mai successo che qualcuno ha scoperto che uno spacciatore o un cartello non riuscisse a vendere la roba, mai. Di tutti i prodotti al mondo c'è sempre una rete, cioè, no? C'è una parte di invenduto, mai della coca, mai. Esistono posti dove non ci sono le auto, alcuni posti africani, dove le persone non accedono al mercato delle auto, non hanno macchine, moto, ma accedono al mercato della coca. Quindi stiamo parlando di un problema gigantesco e lo stiamo parlando da una terra che questo problema lo studia, lo osserva e lo subisce da moltissimo tempo. Perché le organizzazioni qui hanno portato avanti un meccanismo molto semplice. I sequestri portano il denaro. Il denaro diventa coca. La coca diventa betoniera. Betoniera diventa palazzo. Il palazzo diventa voti. I voti diventano appalti. Gli appalti diventano supermercati. E via, e via, e via, e via, e via. Persino il gesto violento, barbarico e da suburra del sequestro di persona diventa denaro vero, perché sono andati ad investire in un mercato, quello della coca, che in quegli anni i siciliani mafiosi consideravano secondario, perché era la droga d'élite degli anni 70 e 80. E invece le organizzazioni dranghetiste percepiscono che era la droga delle droghe, perché non la inietti, perché non viene percepito come droga, perché viene percepito come aperitivo. E quindi puntano su un prodotto che non era ancora di grande commercio, è la svolta. E a quel punto, su quel prodotto ci mettono le regole. Ed è questo il dramma. La regola, in un momento, su un prodotto che è naturalmente esposto al conflitto. Mi spiego meglio. Se io in questo momento passo uno di voi un pacchetto di coca, se lui scappa, si rifà una vita. Non è che gli sto dando una betoniera e quindi lui che cosa fa? Se non ha i miei contatti, se non ha le mie indicazioni. No, lui con un pacco, è fatta. Qualche giorno fa, giù le tavole, sono arrivati 100 e passa chili di coca che dovevano andare a Istanbul. Lì c'erano 40 e passa milioni di euro in quel container, che diventava un supermercato. Ora, immaginatevi che se qualcuno vuole tradire, quel container lo fa sparire e si fa una vita. Si compra un condominio, si compra un'azienda, si compra una casa editrice. Ecco perché, che cosa succede? Che hai bisogno di regole, perché altrimenti tutti, nel momento in cui lavorano e entrano in contatto, possono tradire. Perché tutti hanno la possibilità di prendere un prodotto che è smerciabile, mentre se io ti do dell'oro è più complicato, perché i venditori li conosco e quindi li posso raggiungere. La coca è qualcosa che tutti vogliono, tutti i mercati assorbono. E quindi gli indraghetisti diventano potenti perché hanno regole. Cioè qualcosa non torna e si parla a San Luca, a Platini, ad Africa, e quella cosa torna. Regole. Come ci si comporta, come si parla, e arrivano addirittura a una cosa incredibile. Tutti i narcotrafficanti del mondo, quando esiste la coca, agiscono in questo modo. Tu compri da loro, ti presenti, dai dei soldi, la metà dell'acquisto, del carico, parte la metà del carico, e l'altra metà ti viene spedita, cioè l'altra metà la paghi quando il carico arriva a destinazione e ti viene spedita. A quel punto però l'organizzazione, prima di spedirti la parte di carico, ti dice: voglio un pegno, un tuo familiare che sia qui. Non uno qualsiasi, perché magari me lo fai scannare, a te non importa nulla, no, uno del tuo sangue, uno importante, che deve stare qua come pegno, io ti spedisco la coca, tu me la paghi, la seconda tranche, quando mi hai pagato la seconda tranche la persona viene liberata. Non viene tenuta in ostaggio con i ceppi, no, in alberghi. Spesso alberghi di lusso, grande vita. E sono spesso i boss. Bene, i calabresi, gli indranghetisti, personaggi come per esempio Bebè Pannunzi, che è in realtà romano, ma di origine calabrese, un broker, era capace di poter ottenere gli invii di coca senza alcun pegno. Era una dimostrazione della totale fiducia. Perché se qualcosa va male, la regola, ecco, la regola. Quindi che cosa accade? Che il sottosviluppo diventa in quell'ambiente, in quel mondo, sviluppo.
La regola che qua ferma la felicità delle persone, costringendo a una vita difficilissima e infelice, sul piano del mercato internazionale di coca diventa un vantaggio. Ecco perché è tutto così più complesso di come sembra. E non è come, no, parte dei leghisti, dei luoghi comuni, di ogni estremismo, di destra, sinistra, che arrivano a dire ma è facile, è la miseria, arrestiamoli tutti, non c'entra nulla. È tutto più difficile. È tutto consustanziale a un'economia immensa. Non c'è. Questi non sono dati miei, magari fossi in grado di raccontare questi dati, di trovare questi dati, sono dati che danno le procure. Non esiste nessuna economia comparabile, cioè l'economia del narcotraffico è di oltre 400 miliardi di dollari l'anno, sopra Deutsche Bank, sopra Google, sopra Samsung, sopra il petrolio, sopra la Shell. Quindi non è che qui si sta parlando o ha affrontato un problema della periferia. Ed è il vero motivo per cui la domanda che fanno per esempio spesso i tedeschi, che sono degli osservatori acutissimi in realtà, soprattutto i tedeschi che amano l'Italia, amano il sud Italia, dicono ma perché tanto denaro e siete la regione, la parte più povera d'Italia? Ma è proprio quello. Ma che perché la parte più ricca di Napoli è Scampia? In questo momento, dalla crisi economica, ma che sta comprando soldi? Andrangheta del sistema legale. Perché è proprio la miseria di questi territori che permette alle organizzazioni di fatturare, di conservare la regola, di avere degli affiliati che ammazzano per 2.500 euro, tanto è, poi è uno stipendio che si aggira dai 3.000 ai 6.000, parlo dell'organizzazione militare base, non dei capi che non hanno stipendio, hanno quanto vogliono, 3.000-6.000, questo è, al mese, con alcune indennità, l'indennità di omicidio in genere è 2.500-3.000, più viaggio all'estero per farti sparire da un po', questo è. Come può accadere che uno ammazza una persona per 3.000 euro se per esempio vive in un territorio dove può accedere a delle strutture? Ma ci pensate mai? L'organizzazione di San Luca o di Africa? Cosa potrebbero costruire? Impianti sportivi, scuole all'avanguardia? No! Se facessero come hanno fatto le mafie per esempio negli anni 30 a New York, le mafie di origine ebraica oppure gli irlandesi. Perché non lo si fa? Perché altrimenti salta tutto! Se tu crei sviluppo e non ricchezza personale, loro vogliono ricchezza personale, cioè loro vogliono che nella melma di miseria, di arretratezza, poi qualcuno riesca a uscire e prenda il denaro e si diventi miliardario, non milionario, miliardario in euro. Ma che poi non deve esserci sviluppo, mai, mai. Tutto deve essere, c'è bisogno che ci sia, che una regione sia isolata, c'è bisogno che ci sia una cappa piena, tutto questo loro va benissimo purtroppo. Ecco perché il contrario anche qui di quello che sembra è la periferia di Manila o la periferia di Managua, quindi Filippine e Nicaragua, pompano denaro in città. Il denaro criminale, che è il denaro delle estorsioni, il denaro delle armi, il denaro della ricettazione. E come racconta Moises Naim, uno studioso che vi invito a leggere, ha scritto un libro bellissimo, Siamo illecito, lui senza alcuna timidezza che noi spesso abbiamo, dice non... Siamo chiari, l'economia principale al mondo è quella criminale. Quindi o iniziamo a capire e ad allearci e a comprendere come costruire regole per impedire tutto questo, o loro vincono. Vincono anche perché, e questo ci connette la questione, sono disposti a un impegno militare che l'altra parte della borghesia non fa, per fortuna direi. Perché provate a vedere... Non so se vi è capitato, magari a qualcuno sì. Provate a vedere quando vengono lette le sentenze nelle aule bunker qui in Calabria. Leggono sentenze di ergastolo e quelli non battono ciglio. Non usciranno mai più. Mai più. E io lì, per esempio, entro in crisi. Perché dico, ma com'è possibile? Voi sapete che i sottosegretari, una maranga di voti, li avete portati voi. Che le aziende, per esempio c'è un'importante azienda dolciaria, ne parla in TV, una delle più famose d'Italia, arrivano i soldi dei Fabrocino, un clan del Vesuviano. Com'è possibile che voi vi fate 20 anni, 30 anni e non dite una parola, e con quella parola vi farebbero in qualche modo uscire, avreste delle attenuanti, e soprattutto la parte legale che avete sostenuto crollerebbe. Almeno fosse anche solo una banale schifosa vendetta, per invidie, per... No! E lì mi ha illuminato, per esempio, il procuratore Pignatone, perché mi disse... Ma loro ragionano per ere. Dice, questo è il problema. Cioè loro dicono, io vi faccio la galera.
muoio qui. Mio nipote, siccome io sono stato zitto, avrà il danaro e conserverà il tesoro che gli farà fare, o diventerà un capo, o semplicemente nel suo settore diventerà uno forte. Quindi vince il mio sangue. Pensate, contro tutto questo c'è solo, non so che possa sembrare, banale, c'è solo la possibilità di conoscere. Di conoscere, l'impegno non può che partire dalla conoscenza, dal disarticolare il potere, da permettere in qualche modo alle persone di avere come una sorta di antidoto. Conoscere queste cose, parlarne, non è un modo per diffamare la Calabria, i calabresi o i meridionali tutti, che è la prima accusa, io la sento tutti i giorni, ma tutti i giorni anche da persone per bene, soprattutto all'estero. Ed è giusto, perché io capisco che un calabrese, una napoletano, non ne può più di essere parola da andrangheta e camorra, basta. Gli italiani, immaginate gli italiani migranti in America, moltissimi, la parte maggiore, sani, quanto devono sentire questo marchio. Ma attenzione, non si esce se non in un modo, raccontando e mostrando che siamo un paese che è il contrario dell'omertà. Abbiamo la giurisprudenza antimafia del mondo, i migliori studi sulle mafie che nessun altro paese ha prodotto. Non esiste paese al mondo che decida di affrontare la propria mafia, quindi i russi, i nazionali, che non chiede agli italiani. Quindi noi in realtà, come unico modo per liberarci, è parlarne e ricordare che, appunto, io per semplificare dico sempre che siamo il paese di Falcone, non quello di Rina, la possibilità di mostrare che non è vero che c'è quel fastidio con gli italiani mafiosi e ci ritiriamo, perché sembra omertà, è un legittimo fastidio, ma sembra omertà. E invece di raccontare, qualcuno disse, ve lo ricorderete, no, strozzerei chi parla di mafia, no? Che disse che quello che avevo fatto io, quello che aveva fatto la Piova, aveva soltanto dato pubblicità alle organizzazioni. Questo è un pensiero pericolosissimo. Perché è vero che c'è un modo non buono di affrontare il tema mafioso. Non è che tutti coloro che parlano di mafie sono di per sé capaci. Ma da qui a dire che parlarne e farne pubblicità è pericolosissimo. So che è un tema molto delicato parlarne proprio qui. Perché è difficile. A volte si viene a dire, ma non è meglio dimenticare i loro nomi? Ma non li rendiamo famosi? Sì, certo che sì. Certo che sarebbe meglio. Ma ne subiremo il potere senza neanche conoscere, lasciandolo soltanto ai tribunali, che significa lasciarli soli. Quando mi si chiede, ma queste non sono tutte storie che stanno negli atti giudiziari, appunto, loro vogliono che restino lì, che restino in cronaca nera, che restino soltanto in mano a pochi giornalisti, magari coraggiosi, o della pagina locale. Loro vogliono questo, che sia tutto ammazzato X, condannato Y, ma non vogliono il racconto. Non vogliono la condivisione, non vogliono che diventi il problema di ognuno, perché se diventa problema di ognuno, tu gli hai distrutto tutto, gli hai distrutto il territorio, li costringi ad arretrare. C'è un'espressione che mi disse un pentito di Camorra che si chiama Maurizio Pestieri. Lui mi disse, il fastidio vero è che c'è reso dei VIP. Questi cioè? No, noi siamo VIP, ma con la L finale, VIP, là. Cioè very important person, local. Cioè dice, noi dobbiamo essere conosciuti, sin nel dettaglio, nel nostro paese. Nel segmento criminale della nostra attività, totalmente sconosciuti quando vado a investire ad Aosta o in Slovenia. Se tu rendi la mia attività nota a Torino, avrò difficoltà a vincere gli appalti, ci sarò attenzionato. Invece nel mio paese devo essere così noto, questa è una cosa che succede, che quando io giro per cercare il posto macchina, qualcuno si affaccia e mi vede, toglie la sua auto e fa entrare la mia, uso questa espressione, questo esempio. E questo meccanismo è importante, quindi capisco che ci sia il dolore del dire ma basta, eppure bisogna sopportare questo sacrificio, in nome della possibilità di conoscere e condividere. E Francesco mi chiedeva di riflettere su questa dicotomia uomo non uomo, le cose da figli, no? L'omofobia per esempio del mondo mafioso è interessante perché somiglia moltissimo all'omofobia, no? del vivere quotidiano per alcuni territori. Pensate che una delle cose più difficili per le organizzazioni, tranne che per la Camorra napoletana, che è su questo abbastanza articolata, o nemmeno chiusa, l'omofobia è una specie di topos fondamentale. Ci sono vere e proprie regole all'interno dell'intimità sessuale, mafiosa, che ti vengono insegnate.
per esempio le posizioni sessuali. Ci sono decine di intercettazioni di lettere dove il padre, il fratello dice al fratello più piccolo, al figlio, mi raccomando, mai sotto una femmina, perché magari ti piace mentre lo stai facendo, ma quello stai comunicando a lei che ti puoi far dominare, per esempio. Vietato assolutamente, no, il sesso orale di un uomo verso una donna. Ci sono queste lettere, soprattutto le mafie italoamericane, che scrivono dicendo: so che a te piace il sushi, sono queste espressioni, non mi raccomando, non farlo mai perché diventi cane. Ora pensate, dove arrivano nel cercare di educare, di addestrare? E poi l'omofobia è una cosa terribile. Dalle mie parti, nell'altro avversario, sembra da ammazzare un ragazzo, un affiliato, un camorrista, una cosca mondragonese, in carcere ha una relazione con un ragazzo magrebino che picca. Un ragazzo, Lucciardone, anni fa, affiliato di basso rango, decide di scrivere le poesie, le dedica ad un uomo e gli spezzano le braccia. Poi le spezzano. Perché anche quello diventa un modo di addestrare alla disumanità, a poter codificare quello che è uno e quello che non lo è. E pensate che io, che sono cresciuto in una terra difficile, tutto diventa... Tutto inizia bene. Non è che pensi che lì c'è un boss che sta facendo il battesimo del giusto e dello sbagliato. Purtroppo sono cose che bevi. Cioè, nessuno a un certo punto che viene da territori difficili entra in un supermercato, uomo, e si mette le buste della spesa. Io davvero è una cosa che lo vedevo fuori, cioè, bisognava andare a Napoli per vedere una cosa del genere, ma il mio paese era impensabile. Impensabile, cioè tu vai al supermercato e l'uomo c'è le buste impensabili. Quindi vedevi gli uomini col portafoglio e pagavano, e le donne cariche. Oppure non entrare nei bar, chi viene da un paese questo lo sa. Una ragazza entrare in un bar, un paese, un luogo maschile, era terribile, terribile. Cioè come appunto dichiarare quasi di essere una donna facile, una cosa del genere. Questi codici che ci sembrano lontanissimi, in realtà servono a delineare una certa figura di mascolinità, una certa figura di potere, una certa figura di infelicità, tra l'altro, che però aderisce perfettamente alla loro organizzazione, perché ti devono addestrare a non vedere i tuoi figli, a diffidare di tutti, a vivere rinchiuso, ad avere tutto in testa, un potere immaginario, ad ammazzare con leggerezza morale e con ragionamento militare. Cioè loro ci pensano molto prima di ammazzare, moltissimo, ma non per una questione morale, perché può generargli un danno superiore all'effetto acquistato con l'omicidio, e quindi loro sono ben attenti. Ma a tutto questo come ci arrivi? Ci arrivi con queste norme, ci arrivi con questo modo di stare al mondo. E allora quello che viene da pensare è proprio questo, cioè ogni volta che noi sentiamo questi argomenti lontani, ogni volta che per esempio il nord del paese, c'era stata una grossa polemica che avevo avuto anni fa, forse ricorderete, con il ministro Maroni, furono raccolte oltre 50.000 firme contro di me, da giornali che io chiamo giornali fango, con questo titolo, no? Raccoglie le firme contro Saviano, che dà del mafioso al nord. Io avevo detto che la presenza delle organizzazioni al nord era enorme, ma non che l'avevo detto, perché l'avevo scoperto, perché l'avevo studiato nelle carte e avevo capito che l'organizzazione mediatica, la rete mediatica, ancora non aveva percepito, per un semplice motivo: non c'erano state autostrade fatte saltare in aria e grandi faide a Milano o a Torino. Questo non ha fatto accendere come si doveva gli occhi sugli affari mafiosi, e quindi la percezione era minore, ma le inchieste c'erano, bastava studiarle e metterle insieme. E quindi ogni volta che il paese ci racconta così, si racconta così, gli si sta dando spazio. Sta dando spazio all'inferno. Ogni volta che c'è questo atteggiamento, no, non ci riguarda, si ammazzano tra loro, basta, non ne posso più, si sta dando spazio all'inferno. Ogni invece qualvolta si decide di resistere, che non significa partecipare per forza alle manifestazioni antimafia, ma resistere significa, per esempio, credere profondamente, sì, nella parte più profonda di se stessi, nel proprio progetto, giocarsela tutta, vincere o perdere, poco importa,
E con poco importo non è che voglio dire che perdere è una cosa bella, voglio dire che la costruzione del percorso è superiore all'obiettivo stesso. Noi ogni volta che facciamo una cosa del genere, li stiamo facendo arretrare e loro lo sanno, lo sanno. Ogni volta che non facilmente diciamo è tutta una schifezza o ci assecondiamo al luogo comune o alla diffamazione, stiamo resistendo e li stiamo facendo arretrare. I calabresi sanno bene, credo anche molti di voi, che il primo elemento che ti mette paura verso le organizzazioni non è la morte perché ti sparano in faccia. Questo lo pensa chi vive lontano, da sopra Cassino, si diceva nelle mie parti, no? Chi vive... Ma chi vive qua sa bene che la prima cosa che ti mette paura è la diffamazione. Le lingue che iniziano voce in voce, voce in voce, voce in voce a macchiare. E perché macchiano? Perché chi prende una posizione forte mette in crisi tutti gli altri. Una volta a Mondragone una ragazza maestra d'asilo vede un omicidio e lo denuncia. Proprio davanti a sé tutti si buttano a terra quando sentono i colpi, ma non perché avevano paura che quello stava già scappando, che i colpi arrivassero a loro, per paura che loro guardassero i loro volti, quindi li riconoscessero come eventuali destini. Poi si buttano, si coprono. Lei, viso aperto, così spontaneamente, e prende e va dai magistrati, da quando c'era il mio amico Cantone, e racconta. Chi ha visto viene arrestato. Il paese non le rivolge più la parola, ma non perché era una camorrista, il fidanzato, la moglie, ma perché erano camorristi. A queste persone che l'avevano iniziato a disprezzare, la camorra fa schifo. La camorra fa schifo. Magari fosse stata la comunità camorrista, quel caso è chiaro. Perché lei con quel gesto era come se avesse detto: e voi cosa fate? E infatti loro, quando la sentivano, ma che ti credi di essere? Ti sei rovinata la vita, ma perché? Forse quei soldi? Pensi di diventare famosa? Ma smettila. Come dire, ah, questa ha agito così, e noi che stiamo facendo? Allora meglio dire di no, meglio dire che lei l'ha fatto per interessi personali, meglio dire che lei è un mostro. Tra l'altro questa ragazza ha subito poi dei problemi enormi, anche delle depressioni, no? È rimasta sola. E mica isolata dalle mafie, col cavolo. È come quando, ho un'immagine che mi ha dato il mio amico Piff, dice, quando tu vai in discoteca, no? Sabato esci, stai camminando e trovi una a terra che rantola. Se ti fermi e lo aiuti, ti perdi la serata. Allora che cosa fai? Meglio dire, ah, belli stas, sei masticato, hai chiavi, bravo, bravo. Perché ti senti a posto e ti fai la tua serata. Ma tu non lo sai perché stai male. Hai dato questa risposta per farti stare meglio. È uguale così. Qui la prima cosa che succede è la mala lingua, lo sguardo sospettoso, il fastidio, la paura. E come ti giustifico con tua madre quando arriverà quella voce? Lo sapete, no? Da Chinnici a Giancarlo Siani, a Don Peppe Diana, tutti ammazzati e tutti diffamati un'ora dopo, a cadavere caldo. Tutto era sempre un motivo di donne, era sempre femminari, era la solita risposta. Era sempre un motivo personale, no debiti, no l'hanno trovato, era andato in una casa chiusa, clandestina, l'aveva beccato uno, un boss, e quindi il boss l'ha ammazzato, se no, tutto così. E perché? Perché loro vogliono comunicare, siamo tutti la stessa schifezza. Nessuno quasi può alzare sull'altro e dire, ah, mi comporto in un modo piuttosto che nell'altro. E quindi la tua prima paura è di essere macchiato, lerciato, infangato, messo in crisi. E questa cosa si può fermare solo se decidiamo di approfondire, di non guardare i titoli fangosissimi, spesso innescati, spesso pilotati o spesso generati dalla buona fede. Cambiare idea non è affatto reato, anzi è una cosa importante, quindi magari approfondire, farsi un'idea su come stanno andando le cose, poi cambiare, poi ricambiare un'altra volta, ma non avere paura di andare avanti. Studiare, capire, approfondire, dedicare del tempo a far arretrare l'inferno. Io così la vedo una strategia di libertà, di felicità, perché tutto questo ti porta a essere consapevole. Nuncio, il professore, mi ha regalato un brano di Giordano Bruno, che volevo leggere come conclusione, mi sto parlando tanto, fa anche un sacco di caldo. Però davvero ci tengo, nel senso che l'unica cosa che a me ha sempre dato coraggio in questi anni, per me molto sbagliati, nel libro lo comunico, per me non ha, lo dico dimostrandomi anche codardo, cioè rinunciare
alla serenità dei propri cari che non hanno scelto, scelto io per loro, non è una cosa che ti nobilita. Avere l'ossessione di queste verità che ti hanno portato a sacrificarti per essere visibile, perché io questo volevo. Quando mi dicono, ma tu copertine, prime serate, sì sì, e sempre di più, perché voglio raccontare queste storie, sento di poterlo raccontare, sento che proprio il mio demone, sento di poter mettere insieme i pezzi del puzzle che diceva Nuccio, cioè per me è proprio così, e voglio essere visibile, voglio avere una faccia, voglio poterlo raccontare la sera, pensate, no, per strada, moltissimo, quando mi capita di poter camminare, poi sono molto visibile perché ho tanti carabinieri intorno, a volte le persone, oh Roberto, ma come sei stato a posto, ti ho visto, stai ingrassando, come se mi conoscessero, non ho mai visti, no? Oppure, che grande paraculo che sei, così, no? E ma mi sei, no? Ma anche qui ero in presenza, ero andato a vedere il cantiere della Feltrinelli di Cosenza, adesso apro, sono contento che i fratelli arrivano anche in Calabria, un ragazzo fuori, gentile, insomma, oh, vabbè, però a pagina mi ha detto che non ci sono rimasto male, perché troppo, hai messo una percentuale troppo alta di calabresi in dranghetisi, guarda, è la procura che me l'ha detto, però guarda, però è stato carino, nel senso, mi voleva fare una critica, non voleva che mi offendessi, ho detto, oh, ma hai ragione, se secondo te è sbagliato, è da rifletterci, no? Però perché? Perché si rivolgono così? Perché ci si rivolge così? Perché ti vedono la sera. Cioè io ceno con loro. Quando io faccio un intervento televisivo, ceno con le persone che guardano. Si dice in gergo che chi va sulla copertina di un settimanale va in bagno con il lettore, perché i settimanali si reggono in bagno, e chi va in prima serata, o anche secondo, no, secondo no, ma chi va in prima serata va a cena con lo spettatore. E io questo volevo. Quindi quando qualcuno poi insomma, pensa di farmi del male, dice, ah, furbo, narciso, no, era proprio quello che volevo. Proprio questo però ti genera un peso terribile, che non ti fa essere una persona migliore. Ti diventi sempre nervoso, paranoico, depresso, maniaco ossessivo, c'hai sempre nemici addosso, cercano di delegittimarti, ogni persona che ti ascolta o ti parla o ti chiede qualcosa, hai sempre la sensazione che lo faccia per sfruttarti o per sfruttare la tua risposta, diventi una persona assurda, mangiata dall'ansia, dove sta dire quella definita assurda. Quindi io non faccio tutto questo lungo preambolo per dire che non credo di poter mai diventare modello di qualcosa, perché non lo so neanche di me stesso, se c'era un titolo bellissimo di una scrittrice che vi consiglio, meravigliosa, si chiama Erta Müller, ha vinto il Nobel, scrittrice di lingua tedesca ma romena. Il titolo che assolutamente si confà, che il titolo è Oggi avrei preferito non incontrarmi, cioè perché a volte non ne puoi più di tutto quello che sei diventato o di tutto quello con cui ti devi confrontare. Ma l'arrivo di questo percorso che fa, che descrive Bruno, arriva con una boccata di ossigeno, d'aria, come se apri la finestra su una stanza troppo chiusa e troppo buia. E meglio di chiunque altro, adesso lo leggo, meglio di chiunque altro descrive come valga assolutamente la pena decidere di intraprendere un'impresa difficile. Valga la pena, perché è proprio lì che si testa. Lui non dice quale impresa, ma l'impresa, il realizzare, il realizzarsi, vale la pena, il percorso, anche in chi non riesce a vincere il palio. Il percorso che lo ha portato lì, lo ha trasformato, e quello è stato il premio. Lo ha reso per sé, anche qualora anche nessuno dovesse accorgersene, che è un dolore non avere un riconoscimento, qualora anche nessuno dovesse accorgersene in quell'esatto momento, che sa che ha portato avanti questo percorso, sente e radicato in sé l'essere umano e sentirsi umano. Bruno scrive, non è impossibile, benché sia difficile, questa impresa. La difficoltà è quella coordinata a far stare a dietro gli poltroni. Le cose ordinarie e facili sono per il volgo ed ordinaria gente. Gli uomini rari, eroici e divini passano per questo cammino della difficoltà, affine che sii costretta la necessità a concedergli la palma dell'immortalità. Giungesi a questo, che quantunque non sia possibile arrivare al termine di guadagnare il palio, correte pure e fate il vostro sforzo in una cosa di siffatta importanza e resistete.
sino all'ultimo spirito. Non solo chi vince viene lodato, ma anche chi non muore da codardo e poltrone. Questo rigetta la colpa della sua perdita e morte indosso della sorte, e mostra al mondo che non per suo difetto, ma per torto di fortuna, è giunto a termine tale. Non è solo degno d'onore quell'uno che ha mentato il paio, ma ancor quello e quell'altro che ha sì ben corso, che è giudicato anco degno e sufficiente dell'aver meritato, benché non l'abbia vinto, e sono vituperosi quelli che al mezzo della carriera, desperati, si fermano, e non vanno, anche che ultimi, a toccare il termine con quella lena e vigore che gli è possibile. Grazie. Adesso Roberto Saviano firmerà l'albo d'onore dell'Università della Calabria. Roberto.